Ogni organismo vivente si riproduce attraverso un meccanismo molto complesso e trasmette alla progenie le informazioni genetiche necessarie alla costruzione di un nuovo organismo. Nel 1953 due giovanissimi scienziati, James Watson e Francis Crick, giunsero alla definizione dettagliata della struttura denominata DNA, acronimo di desossiribonucleic acid, nella quale sono contenute tali informazioni. In questa lunga spirale, formata da due filamenti attorcigliati a formare una doppia elica, sono contenuti il corrispettivo di circa 3 miliardi di lettere del nostro alfabeto, che organizzate in modo opportuno costituiscono le diverse decine di migliaia di geni che sono contenuti nei cromosomi di ogni cellula nucleata. I geni possono essere assimilati alle voci di un'enciclopedia formata da decine di volumi, nei quali sono presenti le informazioni per la costruzione di un organismo. Ciascun gene quindi fornisce una piccola ma indispensabile informazione per la costruzione del nostro corpo. Mano a mano che esso si forma, questa informazione, cioè l'insieme dei singoli geni, le voci dell'enciclopedia, viene a ridursi progressivamente. Ciò non perché l'informazione superflua venga cancellata, ma perché essa viene temporaneamente bloccata e mantiene solo quella necessaria per la funzione specializzata di ciascuna cellula. È come se, con il progredire dello sviluppo, ciascuna cellula, pur contenendo le informazioni dell'intera enciclopedia, utilizzasse solo la parte necessaria per il compito specifico affidatole. In teoria, quindi, prendendo una singola cellula del corpo e manipolandola in modo opportuno, si può costruire un intero organismo. Questo concetto è alla base della clonazione, che, come noto, è già stata effettuata con successo su diversi organismi viventi. La conoscenza della struttura del DNA ha permesso di comprendere la fonte della biodiversità e in quale modo si possono produrre gli OGM, ossia organismi geneticamente modificati, utilizzabili per migliorare la produzione agroalimentare. La conoscenza della struttura del DNA permetterà inoltre di intervenire in un prossimo futuro sulle migliaia di malattie su base genetica che colpiscono l'uomo, tramite una terapia mirata, terapia genica, condotta con opportuni vettori denominati plasmidi, portatori del gene normale. La cellula è l'unità strutturale degli organismi viventi, formata da una porzione citoplasmatica e una nucleare. Nel nucleo, delimitato da una doppia membrana, si trova il DNA, acido desossiribonucleico, avvolto intorno a proteine basiche, gli istoni. Il DNA mostra una struttura a doppia elica, basata sulla complementarità di quattro basi azotate. L'adenina è complementare alla timina e la citosina alla guanina. Durante la replicazione, ogni filamento di DNA ne genera uno complementare grazie all'intervento di specifici enzimi, mentre nella trascrizione si sintetizza un altro acido nucleico, l'RNA. Quando si rende necessaria una proteina, il gene che la codifica viene trascritto in una molecola di RNA messaggero che, attraversando un poro nucleare, migra nel citoplasma dove si lega ai ribosomi e all'RNA transfer, attivando la sintesi delle proteine. L'RNA transfer trasporta i singoli aminoacidi e una sua porzione, l'anticodone, si lega al rispettivo codone sull'RNA messaggero. Il tRNA scorre poi sul sito di uscita, lasciando libero il sito di attacco per un altro tRNA, mentre si forma il legame peptidico. Lo scorrimento dei vari tRNA determina l'accrescimento della catena polipeptidica.